Hola amici di Coppia dei Campioni! Ah no! Hola amici dei Crusader! Benvenuti nel nuovo canale, nuovo format. Jack desaparecido, si è trasferito in Thailandia, non tornerà più. No, scherzo. In Thailandia veramente, però tornerà anche nei nostri prossimi nuovi schermi, nei nostri prossimi video. Ma al momento c'è Daniel di Coppia dei Campioni, se mi avete riconosciuto. E quale migliore occasione per presentare il nuovo canale con un Juventus Parma a Torino? Sì, lo so, state dicendo, hai messo sotto la maglia della Juve, no, non è della Juve, ma l'ho messa apposta perché poi stasera noi Gli attorcigliamo i gobbi. Fatto la scommessina, perché oggi faccio 33 anni. Il regalo me lo dovete fare o no a Torino? Anche perché dopo che mettete i biglietti dello stadio, e qua faremo un video apposito per i rincari sullo stadio, sui prezzi assurdi. Settore ospiti 43 euro. Juventus Parma, 43 euro. Quando poi magari vai in Francia hanno messo il blocco a 15 euro settore ospiti. Oppure vai a vedere la partita Inter-Lecce, settore ospiti, cioè Lecce-Inter, settore ospiti 60 euro. Ma dove siamo arrivati? 60 euro. Poi vogliono portare la gente allo stadio. In Premier anche lì hanno messo il blocco sul prezzo, adesso non ricordo bene, non vorrei dire una cavolata, mi sembra 25, 20, 25 sterline. Correggetemi se sbaglio, mi raccomando nei commenti. Non sono informatissimo su, però sul Parma, ragazzi, non scherziamo, stasera sfidona, mi sono giocato la bollettina, guardate, 20 euro. Chi non ha 20 dollari da buttare, 20 euro da buttare al proprio compleanno per un Juventus Parma. Vittoria di, non so se avete visto bene, 265 euro, 265 euro. Juventus Parma. Ho fatto la cazzata? Dite che ho fatto la cazzata. Lo so perché io ho visto ieri da Versa in conferenza stampa, carichissimo. Carichissimo e ha insultato tutti, ha fatto bene, perché quando il Parma vince è merito dei ragazzi. Quando il Parma perde, colpa di D'Aversa. Gli infortuni, colpa di D'Aversa, tutto colpa sua. Allora, io sono il primo che lo critica quando fa delle scelte in campo sbagliate, cosa? Però in 3 anni non si può dire niente a quest'uomo. È migliorato tanto, ha fatto errori, ma è migliorato, è cresciuto, ha la testa per crescere ancora, quindi se la stima che ho ad oggi sul mister, comunque vada stasera, comunque vada, te lo dico, lo stima che ho oggi su D'Aversa, cosa ti do? E i biscotti sono finiti, Ginevra, li ha mangiati tutti D'Aversa. È colpa anche di D'Aversa che sono finiti i biscotti, Ginevra. È colpa di D'Aversa. Sono finiti. Vedi? Ma anche la bambina odia D'Aversa. E ha finito i biscotti. Quindi, meriti di D'Aversa sono i meriti di D'Aversa. E lasciamogli. Quindi, come oggi non ho la stima alta su di lui come non mai in questi 3 anni. Perché ieri coi coone sotto ha tirato fuori contro i giornalisti che gli chiaramente gli dicevano: avevi detto che Gervinho doveva giocare contro la Juve. Ragazzi, si infortunano, capitano. Cioè, non possiamo rompere le scatole a Gervinho, gente che dice che Gervinho è sempre infortunato quando quest'anno ha fatto 17 partite. 17 partite. Che lui soprattutto fa della muscolatura la sua forza. Corsa e quindi non si può dire nulla a questo ragazzo. Stasera partitone, chi gioca gioca, non mi interessa, puoi mettere pure Colombi, Siligardi davanti, non mi interessa, stasera si va a... Ditelo voi. Ci vediamo per il post partita, ragazzi. Io sono già in clima partita. 43 euro. Oh, no, non provate a comprare un biglietto, non ci provate, mi raccomando, fedeli alla lotta, non comprate neanche un biglietto, non ci provate, e vi vengo a prendere dove siete, ovunque, perché non ho niente da fare. No, a parte gli scherzi, non bisogna regalare questi soldi agli stadi, bisogna trovare un tetto per il settore ospiti.
per portare sempre più gente allo stadio, è bello vedere la gente allo stadio, coreografie, eccetera. Quindi noi questi 43 euro li diamo in beneficenza e stasera me la sento come me la sento, come me la sento stasera, ragazzi. Tocco un attimo che...